Questa volta ho recuperato un Dylan Dog Color Faust risalente a esattamente 7 anni fa, cioè all'agosto del 2016, il numero 18, dal titolo Remake, rifacimento. Infatti la copertina si rifà sempre alla storica, quella del numero 1, l'alba dei morti viventi. Tre storie complete. Perché non erano inedite, erano tratte da un Dylan Dog magazine che era stato pubblicato pure per la Gazzetta. Tre storie, la prima, la nuova Alba dei morti viventi di Roberto Recchioni e Emiliano Mammucari. La seconda, Diario degli uccisori di Giovanni Ecker, disegnata da Bruno Brindisi. La terza, Diabolo the Great, scritta da Fabrizio Accattino, disegni Valerio Piccioni e Maurizio Di Vincenzo. Che se non mi ricordo, questi erano quelli che fanno le copertine di Samuel Stern, Samuel Stern, Samuel Sbeng. Ecco qua. Tre storie davvero che cacchie. La prima che rifà il primo storico numero di Dylan Dog, scritta proprio da Recchioni. La seconda che, se ben capito, si rifà a Gli Uccisori, Diario degli Uccisori, dove si vede anche il mitico Lord Wells. Piuttosto è anziché no. Eccolo qua. Lord Wells, che ultimamente è ritornato sulla serie regolare, sul numero L'Isola dei Due Soli, sì, si rivedeva proprio lì, a grande richiesta. E la terza, che si rifà a Diabolo the Great, che si rifà a Diabolo il Grande, ma anche ai racconti dalla cripta, sì, Tales from the Crypt. Ecco qua, infatti le ultime pagine sono praticamente ingiallite. Per creare proprio quell'effetto di, no, di vecchio racconto, di libro antico. Oh. E quindi questo, devo dire, e secondo me sarà una gran bella lettura. I vecchi Color Fest erano proprio i migliori, eh. Remake.